abbiamo preso questa decisione, io con la mia famiglia, con mia moglie, che comunque sarà l'ultimo anno in cui sarò presidente dell'Italia Service Calcio 5. È stato un periodo, diciamo, meraviglioso, è stata una storia fantastica, perché è iniziata con la mia presidenza nel 2016-2017. Ho preso la squadra in A2 l'anno di Cafu, l'abbiamo portata in A1 e poi abbiamo vinto 8 titoli di seguito, quindi dal 2018-2019 fino al 2022, quindi sono stati anni meravigliosi. E è come tutte le cose, detto, no? Ci sono così, c'è una salita, un picco e poi inizia un pochino la fase di stabilizzazione, diciamo, perché comunque non c'è assolutamente una dismissione da parte della nostra famiglia in questo sport, anzi, come ho detto, noi rimaniamo, mia moglie rimane nel CDA. E poi ci sono comunque quello che ho costruito in questi anni, diciamo, è stato costruito con delle basi molto sane, molto solide, perché comunque c'è un gruppo di 21 consorziati, 21 sponsor che continueranno a sostenere questa meravigliosa realtà, sempre con me come, non probabilmente come main sponsor, ma come secondo sponsor, perché c'è una grossa azienda, un istituto che vorrebbe mettere il nome a questa società, a questa gloriosa società, a questa riprova che comunque ci siamo mossi bene, abbiamo lavorato bene e quindi, come dico sempre, come diceva anche mio padre, l'importante delle società, la forza di una società la vedi quando vengono spersonalizzate, se hanno la forza di andare avanti. Quindi probabilmente, ecco, sono riusciti in questo intento, spersonalizzandola e quindi comunque continuando a far andare avanti questo, il calcio a 5, il settore giovanile, perché non dimentichiamoci che la nostra ricchezza è determinata anche da quello, in quanto abbiamo 200-230 ragazzini che giocano a calcio a 5, quindi non verranno assolutamente abbandonati, non verrà abbandonato il campionato di Serie A, perché ci sono questo gruppo di consorziati che comunque sempre con noi all'interno del CDA, con mia moglie Simona Marinelli all'interno del CDA, che comunque continuerà a mandare avanti questo sport. Ecco, il futuro si costruisce anche sul presente. Il presente dice di un campionato di Serie A particolarmente complicato, forse più complicato del previsto, anche alla luce di alcuni infortuni che hanno viziato questa stagione, possiamo dire così. Assolutamente sì, è proprio come dici tu, siamo stati molto sfortunati. È vero che abbiamo vinto un titolo, perché siamo per adesso l'unica squadra che quest'anno ha vinto il titolo, la Supercoppa. Tra l'altro, la curiosità è che abbiamo vinto l'unica partita in cui abbiamo giocato con la squadra completa, è stata la Supercoppa e l'abbiamo vinta. Poi dopo siamo stati sfortunatissimi perché siamo stati falcidiati da infortuni terribili. L'altro giorno parlavo con Fulvio Colini e lui mi ha detto: no, così ci confrontavamo, perché comunque da parte della società c'è la massima fiducia nell'allenatore, non è mai stato messo in discussione, e Fulvio giustamente mi diceva: io cosa devo fare, Lorenzo? Io dall'inizio della stagione non sono mai, mai riuscito dalla preparazione ad allenare la squadra al completo. E quindi, sai, si fa anche fatica a vedere la forza di una rosa che comunque è stata stravolta. Speriamo adesso di recuperarli tutti, di recuperarli il prima possibile, perché adesso abbiamo una volata importante, perché mercoledì prossimo c'è la fase eliminatoria per le finali di Coppa Italia, quindi abbiamo l'L84 di Torino. Se vinciamo facciamo un passo avanti e quindi possiamo arrivare direttamente alle Final Four di Coppa Italia. Quindi ecco, il periodo più importante è questo. Dovremmo cercare di raggiungere i playoff. Io spero di provare ad agganciare questo ottavo posto. Per adesso siamo lontani però. Sabato, partita col Melilli è un possibile trampolino di rilancio. È una partita fondamentale perché il Melilli in questo momento sono ultimi in classifica. È diciamo, una classifica bugiarda per il Melilli, perché comunque è una squadra che è stata molto ben attrezzata e molto ben costruita. Tant'è vero che hanno perso quasi tutte le partite con un gol di scarto. Quindi vuol dire che sono sempre attaccati alla partita, non sono una matricola che viene asfaltata. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché un'eventuale sconfitta vorrebbe dire veramente aggravare ulteriormente la situazione e complicarla. Chiaro, una vittoria ci darebbe quella spinta, quell'ossigeno, quella, diciamo, anche volontà e quella tranquillità per affrontare mercoledì prossimo l'L84 in Coppa Italia e poi domenica prossima sempre l'L84 in campionato, perché la spostiamo domenica essendo le partite poi troppo vicine. Chiaro che se riuscissimo a infilare due vittorie consecutive, Melilli ed L'84 in casa,
inizia un pochino la classifica a distendersi e quindi incominciamo a intravedere quella famosa ottava posizione che per noi è fondamentale.